molto contenta. Ciao belle gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amal e oggi vi porto una maschera idratante per quest'estate, perché i nostri capelli si seccano tantissimo, soprattutto per l'umidità, per il caldo, e quindi vi ho portato questa maschera molto interessante. Come vedete, una maschera super 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 idratante e ci dà anche tanto. Mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Se vi piacciono i miei video, così sostenete il mio lavoro. Vi lascio al video. Eccoci bella gente, cominciamo con la preparazione della nostra maschera super mega idratante per i capelli ricci, secchi, danneggiati, che hanno dei problemi. Adesso col sole che fa, secca tantissimo i capelli. Quindi cominciamo. Io comincio ad aggiungere l'avocado o l'aguacate in spagnolo, che tra l'altro sta andando, e quindi approfitto o lo magno o lo uso come maschera per i capelli. Ci aggiungo un po', anzi un cubo di lievito. Come avete visto, io l'aguacate quando lo uso, anche quando cucino, sempre lo applico sul viso, sui capelli, sulle mani. Adesso aggiungo qualche goccia di olio di argan, oppure potete utilizzare tranquillamente l'olio extravergine, che è anche quello molto idratante per i capelli. E aggiungo l'aceto di riso. Se non avete l'aceto di riso, potete utilizzare l'aceto di mela. E basta, la nostra maschera è pronta. Ho frullato il tutto, guardate che crema invitante. Adesso andiamo ad applicarla. Bella gente, la settimana prossima, anzi domenica prossima, vi porto un video dove ho scoperto una tecnica, un trattamento che rende i capelli ricci molto più voluminosi. Un trattamento che va bene per tutti i tipi di capelli, sia per i capelli ricci, secchi, danneggiati, normali, anche per capelli grassi, ma una tecnica che dà una soddisfazione, lascia la testa molto fresca, ma soprattutto fortifica i capelli, soprattutto i capelli fragili. E soprattutto un trattamento che va benissimo in questo periodo di caldo, d'estate, che i capelli nostri tra sale, l'acqua di mare, il sole, danneggia abbastanza anche senza rendercene conto, però con questo trattamento ci dà la possibilità di migliorare i nostri capelli. Belle gente, come vedete, ho bagnato i capelli con uno spruzzino, perché così assorbono meglio l'idratazione e la maschera che le sto dando. Ma invece vi faccio vedere una scenetta di Mister Gatto, così tenero, rilassato, tranquillo. Sui quadrini, tra l'altro, che mi li rende a pezzettini, però fa niente, lui può, tutto gli è permesso. Invece la signorina è completamente svenuta dall'altra parte, più tenera. Gente, per assicurare l'idratazione o assicurare che i nostri capelli, soprattutto capelli secchi, ricci, i danneggiati, che assorbono meglio tutta la nutrizione o i trattamenti che gli diamo, meglio bagnarli prima o averli leggermente umidi. Metterlo sul secco sì, li idrata bene, però per assicurare proprio un buon risultato, meglio bagnarli prima. Comunque vi stupirò per il prossimo video, vi aspetterò domenica prossima. Che veramente mi ha dato una soddisfazione pazzesca questo nuovo trattamento, che non si usa spesso, si usa almeno al massimo una volta al mese, perché è abbastanza forte. Però casalingo, ci vogliono solo due ingredienti, ma vi assicuro che vi lascia i capelli favolosi. Adesso ho lasciato a riposo la maschera per un'oretta e mezza, ho lavato i capelli e sono andata ad applicare il mio siero magico, il mio siero che rende i capelli ricci, definiti, super idratati e soprattutto durano i capelli tanti giorni. Adesso non ho tanto tempo a disposizione perché dovrei andare a lavorare, e quindi
vi faccio vedere la mia tecnica, come preparo i miei capelli in 15 minuti, che è importante il tempo, in 15 minuti, e li faccio asciugare al naturale, non uso né fondi, niente. Allora, rullo i capelli, li divido per ciocche abbastanza grandi, però di normale, se volete un risultato con rigidi finiti, con un volume abbastanza alto, con capelli meravigliosi, ovviamente le ciocche devono essere più piccoli. Però sapendo che non ho tempo, vi faccio vedere anche la mia tecnica, come faccio a averli rigidi, finiti, voluminosi, belli, che durano tanti giorni. Dopo che l'ho rullati, come vedete la parte centrale, io centrale la rullo sopra, non sotto, perché così, per la questione del volume. Come vedete li rullo e vado a strizzarli in questo modo qua, per affermare le onde o affermare la definizione dei ricci. Adesso invece vi faccio vedere come separo i ricci, perché ovviamente se i ricci sono boccolosi colgono abbastanza capelli, quindi ci fanno perdere il volume. Ma sapendo che a me piace il volume, vado a usare il mio pettine rotondo. Il mio pettine rotondo cosa fa? Mantiene i miei ricci definiti, ma allo stesso momento li separa bene. Potete utilizzare anche questo tipo di pettine, però il consiglio è passarlo sul bordo dei capelli per avere un buon risultato. Come vedete, i miei capelli l'ho asciugati al naturale e questo qua è il risultato. Adesso, per dargli più volume, perché sono ancora impesantiti dall'acqua e dalla umidità, vado a separarli. Sono abbastanza asciutti, però come sapete il primo giorno quando li laviamo i capelli sono abbastanza morbidi, nel senso abbastanza umidi, per asciugarli ci vuole un giorno intero. Adoro, 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 mi piacciono veramente tanto, sono molto leggeri, belli. Mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. E questi qua sono i miei capelli dopo due giorni. Sono proprio belli, mi piacciono. Spero che piacciono anche voi e spero che provate questa maschera. Bella gente, spero che vi è piaciuto questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. E alla prossima.